Vuoi dire quando hai iniziato questa tua avventura, questa tua La Massina passione? Napoletana. Allora, il Massino Napoletano è stato uno dei cani utilizzato in famiglia perché noi prima eravamo proprietari di una cava e mi ricordo che c'erano questi, nonno li chiamava in dialetto cane Cane preso, preso, sì. questi mastini che erano a guardia della proprietà, della cava, degli scavatori, dei camion. Poi dopo il vero e proprio, diciamo, passione a livello di allevamento, quindi io che ho cresciuto la prima fattrice, è iniziata intorno ai 17-18 anni. Quindi E sono preso già un bel po'. Tu 37. adesso quanti anni hai? Siamo quasi coetanei, cioè sono un po' più grande, quindi sono già quasi 20 anni che ti occupi D'allevamento, sì. comunque E dell'allevamento. ho iniziato così, con questa prima cagna che mi fu regalata da un caro amico, che si chiama Antonio Olivieri. Salutiamo. Ciao Antonio, e che si chiamava Annarella. E poi da lì è iniziato tutto, poi da Annarella c'è stata Fulvia, i figli di Fulvia, e poi da là è iniziato tutto il countdown dei mastini, che ne sono stati veramente parecchi, parecchi, parecchi. E ne ho fatte di cucciolata. Dove li allevi? Così nel frattempo faccio vedere magari qualche immagine Allora, del niente, tuo io mi allenamento. trovo a Cioè. Battipaglia e il nome proprio dell'allevamento Massi del Castelluccio, chiamato Massi del Castelluccio, perché io abito proprio sotto la Castelluccia di Battipaglia. Quindi, venendo il castello, simbolo della mia città, ho deciso di dare questo nome al mio allevamento. Sono un allevatore amatoriale, non sono riconosciuto a ENCI perché non ho fatto ancora l'affisso, però è una cosa che poi farò. Hai intenzione comunque Sì, di di fare. farlo. Dobbiamo vedere il nome Castelluccio, se me lo fanno, se lo Ah, accettano, ma vediamo un po'. c'è qualche diritto di copyright sul nome o come No, devo mai? vedere se in Italia sono esistenti altri allevamenti con questo nome, però non di mastini napoletani, che di mastini napoletani sono soltanto io, mi chiamo Massi del Caccia, non ce ne sono altri. Però magari può essere che ci sarà qualche altro allevamento, non so, tipo Yorkshire, faccio un Sì, esempio, no? magari hanno scelto lo Eh stesso sì, nome perché questo è è il adiacente a discorso. qualche altro Però io castello. comunque intendo mantenere sempre qualcosa che richiami Battipaglia. Come, perché di solito il mastino napoletano è inteso sempre come il cane dei napoletani, Sì, invece è non è vero. Diciamo, per me il mastino un cane napoletano è il cane del campano. sud, non dei mastini, non solo di Napoli. Viene chiamato mastino napoletano perché è stato riconosciuto all'inizio degli anni 40 a Napoli, quindi come mastino di Napoli, come cane di Anche Napoli. a seguito, diciamo, della quasi scomparsa, quindi Sì, c'è stato un all'epoca periodo in cui sì, si inizio stava del quasi Novecento, sì, si estinguendo. stava estinguendo. Poi, grazie a, diciamo, ad alcuni ricercatori, allevatori e amanti di questa razza hanno poi piano piano iniziato, perché diciamo questi prima erano cani che erano i cani pagliari, fa capire, erano cani da Erano guardie alle masseria, si masserie, sì, faceva la guardia alla infatti. masseria.